in me prevale sempre lo stupore per qualcosa di irragionevole, qualcosa che capita nella vita, che capita nella storia delle persone e non sai perché. Se penso che vengo da una famiglia prevalentemente massonica, in cui sono però il terzo prete, uno a secolo. Aspettate, del primo non sappiamo quasi nulla, era del 700, del prete però dei inizi dell'800 sappiamo che era filosofo sensista, quindi più che illuminista, quindi mezzo eretico. Gli fu tolto l'insegnamento perché era anche carbonaro contro il potere temporale del Papa, fu confinato nella casa di famiglia e fu trovato ammazzato nel letto. Di mio nonno si racconta che da giovane caricasse con il calesse contro la processione del Corpus Domini per disperderla. Voi ridete, ma è la mia storia di salvezza. Io sono figlio anche di questa storia qua. Quando dissi a mio padre che avevo intenzione di entrare in seminario, disse: lo sai come la penso, meglio un cattivo avvocato, io studiavo legge, che un cattivo prete. Quindi il DNA anticlericale ha sempre fatto parte della mia vita e mi è servito tantissimo, specie negli anni in cui sono stato rettore di seminario. E mi serve anche adesso da prete. Ma come dice Papa Francesco, il clericalismo è un tango che si balla in due. C'è il ballerino prete, clero, e c'è il ballerino laico. Quindi anche il laicato cattolico è malato di clericalismo. E giustamente ben vengano ora processi di purificazione. Ma questa purificazione come avviene? Certamente aprendoci a tutti gli apporti culturali, a tutte le intelligenze della realtà, a tutte le riflessioni, e anch'io sostengo e lotto per una riconciliazione equilibrata, ad esempio, tra psicologia, psicanalisi e pedagogia religiosa in tutti i nostri campi. Quando si parla del profondo, il profondo è l'inconscio e il profondo è il mistero. E non possiamo lottizzare la vita delle persone tra questi due approcci, col rischio che poi mandiamo dall'esorcista il malato psichico e viceversa. Chiusa la parentesi. Quindi certamente abbiamo dei compiti di serio approfondimento, ma abbiamo anche un altro compito che non voglio esprimere in termini paternalistici, ma in termini di quella necessità di essere comunque il corpo di Cristo, sofferente, diviso, piagato, anacronistico, dilaniato dalle spinte in avanti e dai freni indietro, ma che è uno solo. C'è un'espressione degli anni 80, degli anni 90, nei documenti della Chiesa che ogni tanto viene ripresa, risale soprattutto alla Christi Fidelis Laici di Giovanni Paolo II, rifare il tessuto cristiano delle nostre comunità. C'è una diagnosi, le nostre comunità non sono comunità cristiane. Le nostre coscienze, le nostre intelligenze spesso non sono coscienze e intelligenze cristiane. Quando si dice a volte che noi diciamo Cristo sì, Chiesa no, mi pare che spesso ci sia anche il contrario. Chiesa lo siamo, ma quanto cristiana non lo so. Facciamo eventi, facciamo manifestazioni, ecco, i ragazzi vanno alla scuola cattolica, i ragazzi vanno alla GMG, vado a scout, vado a scout, vado a messa, ma essere scout, essere cristiano è un'altra cosa. Rifare questo tessuto non significa nostalgia di cristianità e dunque una pedagogia identitaria, una difesa della razza, creare dei ghetti. Significa invece costruire, vivere, riconoscersi in quel villaggio senza il quale ogni mamma, ogni donna è capace di mettere al mondo un bambino biologicamente, ma senza il villaggio non è capace di educarlo, di portarlo a maturazione. Questa comunità educante, certo che se aspettiamo di aver chiarito tutti i patti possibili, non lo faremo mai, ma da una relazione all'altra, una rete di relazioni faccia a faccia, possono rendere le nostre comunità. Io sono stato parroco 5 anni fino all'anno scorso. È stata un'esperienza molto bella, perché sperimentavo questa domanda, questo bisogno di prossimità, di relazione.
e la possibilità di tirarla fuori dalla parola di Dio, come diceva Serena, letta e interpretata insieme, senza il monopolio del prete, senza la dipendenza dal prete, ma senza nemmeno fare a meno, senza neanche far fuori l'esigenza di un momento di sosta e di ascolto. È da lì che partiva il discernimento, la ricerca delle vie per la comunità. E allora mi piace giocare un attimo su una sigla, EG, come Evangelii Gaudium. EG non è proprio la mia branca, ma è quella che sta scritto dentro il nome dell'associazione. Quindi c'è proprio da essere esploratori e guide, ma voi innanzitutto, i capi, i quadri. Se i quadri sono cornici e non esploratori e guide, se i vescovi, abbiamo un papa adesso che è più esploratore di chiunque altro. È un'anomalia per certi aspetti, ma in realtà è un dono dello Spirito, perché ci risveglia la coscienza delle nostre capacità e responsabilità. Allora, essere esploratori del nuovo, del significato, della profondità, capaci di quello scavo che non dobbiamo fare solo per andare a salvare qualche vita quando viene sepolta dalla neve, perché tutte le vite dei nostri ragazzi, delle nostre famiglie, sono spesso sepolte da macerie e da neve, di insignificanza, di sofferenza, che chiedono questa esplorazione accurata, difficile, paziente. Allora sì che saremo guide, guidate, quindi fondate su una vita spirituale, su un ascolto della parola, sull'unico maestro che cantiamo spesso, ma che non ci tappa la bocca, ma che viceversa ci chiede di essere suoi portavoce, quindi ci dà le parole più vere che esistano, che chiedono di essere incarnate nella autenticità dei nostri percorsi. Allora potremo guidare processi di crescita, di identificazione e di cambiamento. Ha già parlato Serena del valore della diarchia e della coeducazione, io aggiungo anche la grande attualità dell'autoeducazione e delle altre categorie del patto associativo, delle intuizioni pedagogiche di BP, come sono state ritradotte dalla GESCI. Purché questi, noi fratelli e sorelle maggiori ci avventuriamo nel condurre dei fratelli minori in un viaggio alle profondità dell'umano, avendole esplorate un po' anche noi. Questa è una grande domanda su cosa si fa in comunità capi, che come si perde tempo a livello adulto dell'associazione.